viaggio nella Calabria greco-bizantina promosso dall'associazione Bova Life. Cibarsi di niente, uno spettacolo originale di musiche e canti sacri della liturgia ortodossa interpretato da artisti di fama internazionale. Buonasera a tutti e ringrazio per avermi dato la possibilità di iniziare questo evento bello e anche unico e anche in questa concattedrale che diventa per noi un motivo anche di apprezzamento di quello che si fa per il luogo storico, culturale, ma anche per la sacralità di questo luogo, visto l'argomento che verrà musicato e anche lodato col canto. E proprio iniziando questo momento vorrei salutare tutti quanti voi, darvi il benvenuto e il grazie particolare all'organizzatore di questo evento, il signor Micheletta, per aver ideato brillantemente, con spirito di un po' di invidia, perché alla vostra giovane età avere una grinta così fervorosa, attiva, anche costante, è un po' da invidiare, e quindi vi ringrazio. Porto il saluto dell'arcivescovo, che voleva essere presente qui per questa manifestazione. È la prima volta che si fa una cosa qui nella concattedrale. È stata fatta la richiesta a me personalmente, ma l'ho fatta inviare anche all'arcivescovo per renderla partecipe, perché è il responsabile, primo è lui. E ringrazia e saluta tutti quanti voi per... si giustifica perché gli impegni sono tanti e mi ha delegato per fare i ringraziamenti. È un grazie che non è così soltanto perché si fa il ringraziamento, è un ringraziamento veramente fatto dal cuore. Dice: mi piace che si faccia una cosa simile proprio nella concattedrale. E all'inizio del mio apostolato qui nella diocesi, dice, di Reggio Bova, dice, mi dispiace che a questa iniziativa non posso essere presente. Speriamo nel futuro, se ci sarà qualche altra ricorrenza, di poter essere presente, in quanto ha tanto interesse a poter dare anche una luce e una spiritualità particolare anche all'antica diocesi di Bova. Ecco, ringrazio voi e anch'io mi unisco ai ringraziamenti dell'arcivescovo in quanto amministratore parrocchiale di questa comunità bovese. Ecco, io dal primo giorno che sono arrivato a Bova ho sempre sottolineato che Bova deve anche essere valorizzata non solo per l'aspetto storico, per le belle cose, l'arte che ha, ma soprattutto per la spiritualità e la cultura che ha a livello religioso. Ecco, questa sera cibarsi di niente. E io dal primo momento che ho letto questa tematica ho detto io, ma com'è possibile che uno si cibi di niente? E poi un po' leggendo... E io volevo dire, sì, molte volte, quando si vive con intensità un momento di spiritualità, sapendo ammirare le bellezze che Dio ci ha donato, uno si sazia senza mangiare. E Bova ci permette, come l'ha permesso anche ai santi, a San Leo, a San Luca, hanno sperimentato che cosa significa cibarsi di niente, che poi non è niente, è tutto. E proprio sottolineando
la lettera apostolica che il Papa ha fatto, Laudato Si, lì si vede che proprio prendendosi cura della natura e ammirando la bellezza della natura, che cosa si arricchisce? Non lo stomaco, che tutti ci teniamo, ma si arricchisce il cuore, lo spirito e l'anima. Mi auguro che quello che noi ascolteremo, e sicuramente sarà così, possiamo ritornare nelle nostre case, non sazi di aver mangiato qualcosa, ma di aver gustato qualcosa di unico che questi artisti, li ringrazio sicuramente, faranno di questa ora per ognuno di noi una mensa ricca di qualcosa di spirituale che San Leo e San Luca sicuramente li hanno ispirati. Grazie a tutti voi e buon ascolto. Questo che vi presenteremo oggi, abbiamo, quando preparavamo queste due parole, abbiamo avuto difficoltà a definire quello che cos'è nella sua forma. È una lettura con musica dove tutto è concatenato e poi vi spiegheremo anche come. Prima di tutto però devo fare dei ringraziamenti, innanzitutto a Saverio Micheletta per l'associazione Bova Life e a suo figlio Luca. Naturalmente all'eccellenza Fortunato Morrone, al Vescovo, che ci ha dato questa, l'opportunità di stare qui, e naturalmente anche al Sindaco Santo Casile, che in quanto ospite, diciamo, di tutto, di tutti in questa città. Leggo un saluto da parte di Luca, che purtroppo non può essere qui e me l'ha mandato, ha voluto che lo leggessi io, e allora leggo semplicemente. Buonasera a tutti e grazie di essere qui questa sera. Continua il viaggio che Bova Life ha iniziato nel 2018 con le iniziative culturali dedicate all'approfondimento dei periodi storici che hanno segnato la vita di questo meraviglioso territorio. Dopo aver reso omaggio alle nostre radici classiche e magno-greche, con lo spettacolo di questa sera e con il prossimo convegno internazionale previsto per ottobre, ci concentreremo sul periodo bizantino. Speriamo di stare per lasciarci alle spalle uno dei periodi più bui della storia recente. E questa sera, da questa cattedrale, ci auguriamo che la forza dell'arte possa proiettare questa splendida terra verso un futuro luminoso. Ci teniamo a ringraziare per questo Francesca e Fausto Toscano, che insieme ad Anna Rita Poliseno e Alexander Voronov stanno per condividere con tutti noi uno spettacolo originale ed inedito dalla grandissima valenza artistica e culturale. Ringraziamo l'amministrazione comunale per il suo consueto supporto. Infine, permetteteci di dedicare questo pezzo di viaggio a due figure centrali della nostra associazione che ci hanno lasciato di recente: il nostro caro presidente onorario, il giudice Giuseppe Viola, che dal primo giorno della nascita di Bova Life ha ispirato e seguito tutti i nostri passi con intelligenza, passione e lungimiranza. La seconda persona è mia madre, Claudia Monari, socia fondatrice di Bova Life, che ha infuso nella nostra associazione il suo amore per l'arte e per la musica in particolare, e che ha incoraggiato con la sua elegante discrezione mio padre Saverio Micheletta e tutti noi ad andare avanti in questo meraviglioso viaggio. Sono sicuro che la magia di questa serata raggiungerà anche loro, ovunque essi siano. Grazie a tutti e buono spettacolo. Questa sera
vi proponiamo un lavoro che è nato da susseguirsi a spirale di testi originali scritti da me e ispirati alla teologia dell'icona di Pavel Larensky e al compendio della vita di San Leo, che ho tradotto, un testo, uno dei pochissimi testi sul santo di un noto di Bova, e nonché protettore, che è del 600. Insieme a questi testi originali, in questa spirale, ci sono poi testi di Luca di Bova, vescovo di questo luogo nel periodo normanno, figura importantissima anche nella storia del greco di Bova, e di Fyodor Dostoevskij. Perché? Perché il filo che collega tutti questi testi in questa spirale, anche se apparentemente forse non si vede, è quello della spiritualità bizantina, che lega la Calabria, soprattutto poi questa parte della Calabria, alla Russia e alla Grecia. Fino alla metà del 500, quando Bova sarà latinizzata, ultima diocesi in Italia di diritto greco a essere latinizzata, in una regione di monaci e santi famosi e venerati in tutto il mondo ortodosso, fino a quel momento Bova era ancora il cuore dell'ortodossia e della spiritualità bizantina nella Europa occidentale. Abbiamo cercato in questa spirale di inserire tutto ciò che è fondamentale nella spiritualità bizantina e soprattutto nella spiritualità bizantina di questo luogo. Il culto di Maria, il pianto della morte e la speranza insieme della rinascita, l'esicasmo, una preghiera che è simile a un mantra che era propria dei monaci russi e calabresi, l'idea della bellezza come prova della verità, la bellezza di cui parla Dostoevskij. In un flusso di parole e musica abbiamo tentato di dire questo: quando l'uomo riuscirà a cogliere la bellezza sua e di questo mondo, ovvero la prova materiale di una verità che sta dietro la materia, il mistero della creazione prima e del Cristo che si è fatto uomo poi, il mondo sarà salvo. La bellezza che salverà il mondo, di cui parla Dostoevskij, è in realtà proprio questo, questa bellezza, che è nello stesso tempo spirituale e materiale, perché è la bellezza del mondo in quanto creazione di Dio e nello stesso tempo però dell'uomo, nel quale Dio ha scelto di incarnarsi attraverso il Figlio, regalando, riscattando la bellezza di questo mondo terreno qui e adesso attraverso il dolore, il pianto e il sacrificio. Dunque, quello che abbiamo cercato di fare con questo lavoro e che speriamo di trasmettervi è questo senso della bellezza. Due parole per concludere sulla musica. La musica segue due filoni, diciamo così, due materiali fondamentali. Uno di questi è un'antichissima melodia, un'Ave Maria, che è proprio all'origine quella che oggi normalmente chiameremmo una melodia gregoriana, che mi è servita da materiale appunto per creare un filo conduttore in questa spirale
che collega i vari testi. Il secondo materiale è veramente una icona musicale, e per icona si intende una composizione ispirata a un monaco che tra l'altro nel testo è molto recente. Diciamo che la musica tenta di seguire, di unire anche tutti questi testi sulla linea del tempo, perché il canto russo che ascolterete, una versione proprio originale, è una melodia che oggi cantano i monaci in russo, appunto, del monastero di Balam, fondato secondo la tradizione dall'apostolo Andrea o da monaci greci nel X secolo, ma è una composizione nel testo del XIX secolo, quindi molto molto recente. E su una melodia invece a sua volta molto antica, di naturalmente che non possiamo attribuire a nessuno, ispirata appunto a un monaco greco, così come tutti i canti poi presi in eredità dal rito latino, che derivano tutti da lì. Quindi è un testo adattato metricamente a una melodia di un monaco del Monte Athos, quindi l'origine di tutto. Detto questo, restano solo due parole per la dedica di questo pezzo, e le lascio a te. Vogliamo dedicare questo nostro lavoro a due grandi amiche che hanno voluto molto molto bene a questo luogo e che avevano una fede autentica e lo hanno dimostrato quando hanno dovuto affrontare il varco. A Claudia e a Nina. E invece nota di servizio, spegnete i cellulari per favore. Grazie. Nella finitudine, visibile e invisibile, si cercano fino a trovarsi. Nel sogno viviamo più che nel ricordo. Dell'umiltà nessuno deve dire, perché già non c'è più quando la dici, come la verità e
le sue radici, o il verbo, se non è parola. La madre di Dio non era sola ai piedi del suo figlio che moriva, perché il dolore che a lui l'univa solo alle donne lo poteva dire. Figlia del figlio, nella sua umiltà, si fece così alta che alla bellezza insegnò che è nel pianto la purezza, ed il suo manto diventò perdono. Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота? È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo verrà salvato dalla bellezza? La finitudine, visibile e invisibile, si cercano fino a trovarsi. Nel sogno viviamo più che nel ricordo, nell'immagine ci parla l'idea, lo sguardo dell'origine, l'amore che si fa verbo senza parola. Quando si è aperto il varco del bardo, da madre a madre hai chiesto che venissero perdonati i figli, così piccoli e impauriti da essere perfetti. Non c'è che il limite a determinare la grandezza, perciò il tuo ultimo respiro è stato di figlia. Sovrano assoluto, Dio delle altezze, Altissimo, Onnipotente e Creatore di tutte le cose, Re delle creature celesti e di quelle terrestri, visibili e invisibili, fra le quali anche noi manifestamente siamo stati prodotti, creazioni delle tue mani e a opera tua. Noi siamo l'argilla e tu il nostro modellatore, tu il padre nostro e noi tuoi figli, a tua immagine e somiglianza. Oh.
principe, che una volta avete detto che il mondo verrà salvato dalla bellezza. Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота? Господа, закричал он громко всем, князь утверждает, что мир спасет красота. А я утверждаю, что у него от того такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен. Давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал. Вы ревностный христианин? Коля говорит, что вы сами себя называете христианином. Сеньори! Gridò con forza, rivolto a tutti. Il principe afferma che il mondo verrà salvato dalla bellezza. E io affermo che adesso gli passano per la testa pensieri così divertenti perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato. Proprio adesso, non appena è entrato, me ne sono convinto. Non arrossite, principe, mi dispiacerà per voi. Quale bellezza salverà il mondo? Me lo ha raccontato Colia. Siete un cristiano zelante? Colia dice che voi vi chiamate cristiano. Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему. Il principe lo guardò attentamente e non gli rispose. Nella finitudine, visibile e invisibile si cercano, fino a trovarsi. Nel sogno viviamo, più che nel ricordo. Nell'immagine ci parla l'idea, lo sguardo dell'origine, l'amore che si fa verbo senza parola. Quando si è aperto il varco del bardo, da madre a madre, hai chiesto che venissero perdonati i figli, così piccoli e impauriti, da essere perfetti. Non c'è che il limite a determinare la grandezza. Perciò il tuo ultimo respiro è stato di figlia.
Una finestra è una finestra perché agli occhi è luce, non attraversamento di luce. Senza luce è materia, fragile e finita. La finestra è l'icona di un sole che ci guarda. Così cibarsi di niente è anche sguardo, la prospettiva rovesciata della luce che cede ogni peso per concedere il passaggio al legno, all'uovo, all'oro, alla parola, alla fiamma. Sovrano assoluto, Dio delle altezze, Altissimo Onnipotente e Creatore di tutte le cose, Re delle creature celesti e di quelle terrestri, visibili e invisibili, fra le quali anche noi manifestamente siamo stati prodotti, creazione delle tue mani e opera tua. Noi siamo l'argilla e tu il nostro modellatore, tu il Padre nostro e noi i tuoi figli, a tua immagine e somiglianza. Ed anche se, non avendo custodito la dignità della tua somiglianza, abbiamo ricevuto la pena della disobbedienza, tu però, per la tua misericordia, ci hai permesso di rinnovarci con una più divina rigenerazione, per il tuo Figlio unigenito e Signore nostro Gesù Cristo e del tuo Santo Spirito, e dalla tenebra dell'ignoranza ci hai condotto alla conoscenza della tua verità. E noi, che eravamo stranieri e pagani, ha chiamato eredi per amore verso noi uomini. Dell'umiltà nessuno deve dire, perché già non c'è più quando la dici, come la verità, le sue radici o il verbo, se non è parola. La madre di Dio non era sola ai piedi del suo figlio che moriva, perché il dolore che a lui l'univa solo alle donne lo poteva dire. Figlia del figlio, nella sua umiltà si fece così alta che alla bellezza insegnò che è nel pianto la purezza, ed il suo manto diventò perdono. Della stessa umiltà, avendo il dono ed il suono degli alberi ed il canto dell'acqua ed il silenzio santo, preferivi alla lode della santità. E quando facesti della pece pane, perché è la fame la vera bestemmia, e della tua carità fece vendemmia chi aveva per speranza la sua morte. Tu scambiasti col mare la tua sorte, e nell'isola, dove un Cristo triste ci guarda
cose viste, celasti la tua luce al falso suono delle voci. Non temo il passaggio perché non mi cibo temo il di passaggio niente. Perché non temo il passaggio perché non temo il passaggio perché non temo il passaggio perché mi cibo di niente. Non temo il passaggio perché 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 mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio perché non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di passaggio non temo il passaggio perché mi cibo di niente. Maria, Deva Čistaja, Presvyataja Bogorodice, Radujsya Nevesto, Nenevesnaya, Tsarice Mati Devo, Runo Радуйся, невесто, неневестная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превышая. Радуйся, невесто, не небесная, небес честная сила и свете паче всех светов. Радуйся, невесто, не небесная, честнейшая владычице всех небесных воинств. Радуйся, невесто, не небесная, всех праотцев надежду, пророков исполнение. Радуйся, невесто, не небесная, в подвизях ты помощи к животе богослова. Радуйся, невесто, не небесная, и девам ликование, и матерям от радости.
Христа небесконе небесная, целомудрия наставнице душ наших очищение. Радуйся, небесконе небесная, о крови ширши облака и страждущих пристанище. Радуйся, небесто не небесная, немощных покров и заступнице, надежду ненадежных. Радуйся, невесто не небесная, Мария, Мати Христа, истинного Бога. Радуйся, небесто не небесная, Ааронов жезле прозябший, сосуде тихой радости. Радуйся, небесто не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и скорбях помощи. Радуйся, небесто не небесная, священная и непорочная владычице всепетая. Радуйся, небесто не небесная, преклони ко мне милосердие Божественного Сына. Радуйся, небесто не небесная, ходатайце спасения, припадая взываю ти. Радуйся, небесто не небесная. Della bellezza, cosa sanno i santi? E cosa dicono negando la risposta? La santità deve essere nascosta. E perché si cibano di niente? Non credono all'inganno della mente. Perché amano chi non li sa amare e perdonano chi sa solo odiare? E della saggezza cosa sanno i santi? Nulla, nulla se non la carità sanno coloro che saranno santi, perché la verità detta da tanti non esiste, esiste solo il pane. Oh.
impariamo la lezione sui morti e piangiamole prima della morte. Dice infatti nel Vangelo: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Compiangiamo noi stessi se abbiamo una vita non corretta, se la trascorriamo nelle impietà e malvagie. Piangiamo quindi la nostra vita non corretta e accompagniamo alla sepoltura il defunto. Prepariamoci il tempo di ciascuno di noi. Infatti risorgeremo come abbiamo detto. Provvediamo invece ciascuno di noi, mentre ancora viviamo, ad opere buone e ad una vita virtuosa. Fu il ragno. Il cielo stellato non possedeva bellezza. Nell'ovvietà dell'Eterno lo sguardo non percepiva che se stesso. Nell'illusione della possibilità non esisteva che la noia di un amore immeritato. Poi giunse la tenebra della finitudine, il dolore, le stelle cadute. La paura fece del ragno il guardiano del limite oltre il quale era il nulla.
быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, сие глаголит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч, но по елику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок и беден, и нищ, и слеп, и наг». Abbassò velocemente gli occhi, appoggiò entrambi i palmi delle mani sul ginocchio e si preparò ad ascoltare con impazienza. Tichon recitò, ricordando parola dopo parola. «E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose, dice l'Amen, testimone fedele e vero, principio della creazione divina. Conosco ciò che hai fatto. Non sei né freddo né ardente. Oh, fossi stato freddo o ardente. Ma poiché sei tiepido e non sei ardente e non sei freddo, ti vomiterò dalla mia bocca. Perché dici, sono ricco, sono diventato ricco e non ho bisogno di niente. E non sai di essere infelice, povero, misero, cieco e nudo». Bellezza, cosa sanno i santi e cosa dicono negando la risposta? La santità deve essere nascosta. E perché
si cibano di niente, non credono all'inganno della mente. Perché amano chi non li sa amare e perdonano chi sa solo odiare? E della saggezza cosa sanno i santi? Nulla, nulla, se non la carità. Sanno coloro che saranno tanti, perché la verità, detta da tanti, non esiste. Esiste solo il pane, la finitudine delle cose umane, la bellezza del limite, accettato come una grazia, come quello stato che riconosce nel bardo l'umiltà. La morte dissolve il corpo di assassini e santi in un modo solo, e non c'è segno che distingua un frutto dal suo legno quando, cadendo, torna alle radici. Eppure, agli occhi limpidi e felici, chi ha vissuto prima del passaggio, che ciò che è stato diventa il suo coraggio. Più a lungo vivono i santi dei loro destini. Cielo stellato non possedeva bellezza. Nell'ovvietà dell'eterno lo sguardo non percepiva che se stesso. Nell'illusione della possibilità non esisteva che la noia di un amore immeritato. Poi giunse la tenebra della finitudine, il dolore, le stelle cadute. La paura fece del ragno il guardiano del limite, oltre il quale era il nulla. Ora e per sempre era l'ombra dove il mostro attendeva
della grandezza di un uomo, insensibile al pianto. Eppure, al mondo apparteneva ancora una bellezza, quella di chi non sa che cadendo si diventa luce, come accade alle stelle. E per quella bellezza la morte scelse di essere varco. E il grido del figlio abbracciò ogni figlio e ogni madre. Il ragno era lì, ancora, a contare le foglie dei gerani, a negare la scelta, a ignorare la pietà della canna piegata. Ma ora la paura non era che un libero assenso all'assenza di luce. Non può salvare il mondo la bellezza, perché l'ha già salvato quando si è fatta pianto. Ancora una volta, anche quest'anno, con uno spettacolo originale di lettura e musica, quindi di facile interpretazione, avete incantato e trasportato il pubblico, coinvolgendolo in un viaggio nella storia, nella cultura della spiritualità bizantina. Qual è l'origine di questi testi e cosa ha ispirato invece la musica? I testi sono stati ispirati da alcuni testi appunto fondamentali che riguardano la spiritualità bizantina, gli scritti teologici di Pavel Flarensky sull'icona, due romanzi di Dostoevsky, L'idiota e i demoni, gli scritti di Luca di Bova e la rielaborazione fatta da me del compendio della vita di San Leo, scritto nel 1600. Hanno voluto in qualche modo narrare cosa significhi bellezza all'interno della spiritualità bizantina, ovvero la manifestazione della verità. E anche la musica è fatta di testi, ci sono dei testi che ho utilizzato prendendoli dal repertorio, cercando di trovare il repertorio più antico possibile e rielaborandoli naturalmente, ed è fondamentalmente una sola melodia di una Ave Maria veramente antichissima. Sulla base di questo materiale ho cercato di costruire, attraverso tante ripetizioni, una forma a spirale. Su questo siamo stati d'accordo anche
proprio nella concezione del totale, insomma, lavoro. Del lavoro, perché in fondo la spirale altro non è che la soluzione del tempo circolare greco con il senso teleologico poi cristiano, quindi è la trasformazione del cerchio in una via, ecco. E questo nel pezzo è creato attraverso la ripetizione, cioè si torna sempre, c'è sempre un da capo, c'è sempre un tornare indietro, un ripetere, ma sempre un pochino diverso, fino allo scioglimento finale. All'interno però è incastonato il secondo materiale musicale, che è una vera e propria icona musicale, che è un testo che per dal punto di vista musicale delle note è antichissimo, appunto come l'altro, e invece ha un testo moderno, della stessa epoca di Dostoevskij, per esempio. Grazie. Grazie a lei. Siamo.